Allora, oggi il Libano è stato risparmiato, no, non è stato risparmiato perché c'è stato un attacco anche lì, mi pare oggi, no? Daniele. Sì, sì, Tiro viene bersagliata quasi quotidianamente, quindi negli ultimi giorni c'era un clima di paura, di silenzio, ma come ce li siamo visti sopra le nostre teste anche gli italiani, il contingente italiano, i quasi 1000 soldati italiani della Brigata Sassari che sono a pochi chilometri da noi, hanno attraversato questi missili balistici, abbiamo visto prima un bagliore nel cielo e poi una scia luminosa che disegnava il cielo e ci passava sulle nostre teste da est a ovest, e quindi sono passati sopra anche le teste dei nostri militari. Noi siamo a pochissimi chilometri dal confine, oltre quelle confine, oltre quelle colline c'è Israele, poi c'è Haifa e Tel Aviv, e i missili passavano da est a ovest ed è stato impressionante perché erano dozzine. E questo è di fatto la risposta iraniana all'uccisione di 4 giorni fa del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Tutti qui i libanesi si chiedevano se l'Iran li avesse abbandonati oppure ci sarebbe stata una risposta, e dobbiamo dire che c'è stata anche qui un po' un festeggiamento, abbiamo sentito colpi d'arma da fuoco per le strade, abbiamo sentito festeggiare la popolazione di Tiro, quindi i libanesi non si sono più sentiti abbandonati. Quello che rileviamo è che comunque è solo l'inizio, si aspettano una risposta di Israele e quindi anche adesso alcuni, quelli che erano rimasti a Tiro, hanno deciso di andare via, molti civili abbiamo visto lasciare la città proprio in previsione della risposta di Israele. Avete visto di nuovo le immagini festose di Teheran con anche il ritratto di Nasrallah, quindi in qualche modo là. Le bandiere gialle di Hezbollah. Sì. Gli israeliani hanno chiarito che le operazioni in Libano già non sono cominciate nelle settimane scorse, e quindi senza che non lo sapessimo hanno fatto una settantina di incursioni brevi. Il loro scopo, mi pare di capire, è quello di distruggere quante più postazioni missilistiche riescono a fare. Esattamente, ne abbiamo proprio parlato anche a 5 minuti. L'idea non è l'invasione del Libano stile 1978 Operazione Litani o 1982 Pace in Galilea, che portò poi alla missione anche degli italiani. Qua si punta a possedere fisicamente il terreno per un periodo limitato di ore, consentire agli uomini del genio e delle forze speciali di andare sottoterra dove ci sono le rampe, minare, fare saltare tutto e poi ritornare in territorio. Capito, questo lascia immaginare che le rampe siano state abbandonate dagli Hezbollah. No, ed è per questo che io ho ammesso quelli del genio che devono minare e quelli delle forze speciali che devono eliminare la minaccia degli artiglieri di Hezbollah. Forze speciali, poi artiglieri a far saltare tutto. Buonasera Federico Rampini, collegato con noi dagli Stati Uniti. Federico Rampini è appena uscito in libreria con Grazie Occidente, per tutti i meriti ormai disconosciuti di quest'area del mondo. Allora,